Buongiorno, allora oggi si prospetta una giornata serena, un vento molto freddo, però come ben vedete cielo azzurro. Oddio, mi ero tirata una sedia, vabbè. Questa notte alle 2 mi ha svegliato Anna che gli faceva male la pancia, ho dovuto fargli una camomilla, il caffè di stamattina e qui ho preparato il prosciutto, il panino col prosciutto per Anna per scuola. Qui ancora c'è il tazzone mio che ho fatto colazione e andiamo a vedere un po' lì qua il caos che mi hanno lasciato ieri sera. Sono così contenta. Non sapevo che fare se non stamattina. Vabbè. Adesso metto tutto qua così aggiungo acqua e poi li lavo. E niente, finisco qua di chiudergli il panino, preparargli la bottiglietta e poi mi vado a sistemare anche comunque, buongiorno e buon giovedì, oggi sì, oggi è giovedì. Buona giornata, ci aggiorniamo dopo. Allora, vabbè, tutti i capelli. Sono arrivata dalla macelleria e dal supermercato e dal forno. Vabbè, dal forno il pane. Bello caldo caldo. Poi in macelleria ho preso delle fettine di capocollo e del fegato per farlo stasera e ai ragazzi ho preso il pollo e poi ho preso pure delle costatine di maiale poi per fare il sugo la domenica. Poi invece al supermercato ho speso 16,97 e ho preso un pacco di queste merendine qui, questo qui, un litro di latte, poi uno cioccolato e uno normali, pacchi di questa lasagna qua che è veramente cioè sembra fatta a mano, buonissima per la gioia di Anna. Il cacao perché l'avevo terminato e la vaschetta di uova.
finish. Adesso sono le 10:20, mi devo andare ad aggiustare il letto perché ho lasciato la finestra aperta, quindi vado ad aggiustarmi il letto, pulire il bagno, passare la scopina. E poi qua, in questo contenitore qua, ho del riso col sugo di ieri avanzato, quindi vado a metterlo, poi faccio delle bracioline. Le passo nel pancrettato e li friggo. Allora, mi metto a posto tutte queste cose e ci aggiorniamo dopo. Buongiorno e buon venerdì. Stavo sistemando un po' il video e mi sono resa conto che qualche clip l'ho dovuta cancellare e non me la trovavo più. Mamma mia, sono stonata comunque. Sono proprio stonata. Comunque. Vabbè che poi non lo so, forse un qualcosa devo aver dovuto registrare, un qualcosina che ho fatto ieri. Perché poi nel pomeriggio non ho registrato granché. Quindi qualcosa che ho fatto ieri mattina, ma non mi ricordo più. Non mi ricordo più cosa ho registrato. Comunque mi trovo comunque con la casa ancora, devo lavare qua, devo sistemare il tavolo, devo sistemare il divano. Questa mattina mi sono solo sistemata i giochini perché ieri li avevano proprio tutti buttati a terra, quindi stamattina mi sono sistemata solamente quelli. Anche oggi comunque una bella giornata. Ah, e ho steso già i panni che avevo messo a lavare ieri. Ieri sera? No, no, ieri sera non ho registrato perché quel telefono ce l'ha avuto Samuele, quindi no. E non mi ricordo, forse comunque qualcosina ieri dopo. Devo aver registrato qualcosina ieri dopo il. Ah, sai che cosa avevo registrato? Yeah, che non mi ricordo. Ho registrato nell'ora quasi. Praticamente avevo detto che avevo finito di fare che erano le 11 e qualcosa. Avevo finito di pulire tutta casa. E vi facevo vedere come riutilizzavo il riso col sugo che avevo fatto ai ragazzi. Poi ho preso Samuele dal pulmino, poi lui si è preso il mio telefono, che dopodiché è arrivata sera, poi mi sono vista l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti. Lacrime a gogo, ieri sera con quell'ultima puntata è stata veramente troppo bella. E niente, quindi poi non avevo registrato più, quindi ho dovuto cancellare la parte dove io friggevo le crocchettine di riso panate. E vabbè. E mo mi devo svegliare Samuele perché ancora non mi sente. E poi mi do una sistemata qua in cucina. Comunque ci aggiorniamo dopo. Dimenticavo, volevo farvi vedere che ho seguito il consiglio di Francesca dal canale Francesca Sabato di mettere questo cosino qua all'interno del forno. Io prima lo mettevo fuori qua, lo attaccavo qua, però ogni volta o come passavo io, come correvano i bimbi, boom, sempre per terra. Quindi ogni 5 secondi ero qua ad attaccarlo. E siccome lei lo ha messo all'interno, mi ha dato. Sì, mi ha dato il consiglio di farlo anche io, infatti guardate, ci sta veramente benissimo. Grazie Francesca. E niente, corro a svegliare Samuele, se no stamattina il pulmino lo prendiamo al volo. Sì, te l'apro la mucca. Vado a fare l'operazione. Devo aprire una mucca. A dopo. E niente, ora mi trovo qua in bagno che lo pulisco. E ci passo, poi devo, anzi vado a fare prima la cucina, mi sistemo qua che ancora, vedi, si sono fatte le 10 e non ho fatto un cavolo. No, vabbè, una cosa l'ho fatta, qua mi sono preparata,
mezza cipolla, un barattolo di pelati, una carota e un peperone rosso tagliato a pezzettini, messo sale, e adesso fino a stasera sta così, e poi stasera vado a frullare tutto e a almeno 15-20 minuti cuocerlo e poi condirci la pasta. Abbiamo finito di mangiare, prima di lavare i piatti sono scesa giù in garage perché avevo messo i tappeti in ammollo nel secchio e li ho sciacquati, adesso li ho stesi e poi ho lavato, mi sono messa a lavare i piatti e adesso mi sono pulito anche tutti gli sportellini di fuori perché c'erano tante improntine e nulla, si sono fatte le 2:10, un'altra mezz'oretta, no, un'altra oretta. Scendo giù a prendere poi Samu dalla fila, adesso vi faccio vedere, perché siccome è chiaro la vado a prendere alle 11:30, vi faccio vedere come è uscita da scuola oggi con questo qui. Aspettate che giro la fotocamera, se no fa riflesso la luce e non si vede. Ecco qua. E poi, vabbè, il cuoricino con scritto papà ti voglio bene. E questo bigliettino che c'è poi la poesia all'interno. E oggi dovrebbe arrivare pure quello di... dovrebbe portarsi anche quello di Samuele, perché domani l'asilo non c'è. Quindi dovrebbe... E lui...
deve essere molto più carino, ma solo per un piccolo particolare, perché le maestre hanno cercato una foto che dove stanno, giustamente una foto del bimbo col papà, quindi sicuramente avranno creato un qualcosina di molto, molto curioso, quindi non vedo l'ora di vederlo. E niente, ci aggiorniamo più tardi. Qua il cosino qui si sta... Me l'avete cascati, si sta ammorbidendo tutto il cosino qua, tutti questi ingredienti si stanno, col succo del pomodoro diciamo si stanno ammorbidendo. Stasera andiamo a frullare e ci andiamo a condire i fusilli. E va bene, ci aggiorniamo più tardi. Un bacio, ciao! Buongiorno e buon sabato. Allora, oggi, anche oggi, diciamo, è una bella giornata, quindi mi sono attrezzata di pezzuola e questo sgrassatore qui, e ho fatto la finestra di qua. Adesso vi faccio vedere. All'interno di qua ho tolto comunque il grosso, ma ancora farà anche brutte giornate, quindi non mi metto con proprio bacinella, spazzolone a lucidarla proprio in maniera... ho tolto tutto quello perché comunque era più sporco. Adesso il cremo si è caricato, mentre faccio i due balconi lo faccio vedere. E quindi ci mettiamo ancora all'opera. Thank you.
lavato il pavimento. Ecco qua. Anche il vetro comunque ho fatto, anche se bene o male, no, di là in alto non sono arrivata perché con la scala poi mi gira la testa. E niente, ecco qua. Poi la porta. Vedete? Allora, nel frattempo mi sono lavata, pulita il bagno. Qua Samuele si è appena svegliato, quindi vado ad aprire qui. E do una pulitina qua all'interno, che vedete come c'è. Che mi pulisco qua e non mi pulisco là, ma pian pianino si asciuga.